Quest'anno la presentazione del premio Grammy alla migliore cantante della musica leggera verrà fatta da Rita Koenig e Tony Orlando. Buonasera signore e signori, anche quest'anno sono gli esclusi a premiare gli eletti, quindi questi ultimi dovranno combattere fino all'ultimo sangue, pistole, forchette, cucchiai, coltelli, ogni arma è buona per lo scopo. Proprio così. Comunque non so ancora chi è la prescelta, spero solo che non sia troppo robusta. Tieniti pronta. Io me ne vado. Sara è rimasto bloccato nel traffico. No, tu lo conosci, è molto più probabile quest'anno che... Quest'anno la giuria ha dichiarato vincitore del premio Grammy Esther Hoffman. Ah! Brava, brava! Grazie. Questa è stata veramente una sorpresa. Io non pensavo veramente di vincere, ma avevo preparato un discorsetto nel caso che... Il guaio è che l'ho scritto sulla tovaglia e adesso non mi ricordo più niente. No, beh. Comunque non importa, per farla più breve possibile io... Ci sono due persone che vorrei veramente ringraziare. La prima è Ebrahim Borkaski, che... Ma che cavolo fa? Andiamo, e lascia il braccio. Ehi, scusami, scusa, ma non riesco a trovare il mio posto. Non hanno lasciato un posto per me qui in mezzo? La seconda è... È qui con noi questa sera. John Norman Howard. Non devi applaudire. E non me, comunque. Il merito... No, non... Sei stata brava, sei arrivata al successo da sola e per questo non devi un accidente a nessuno, non a me e tantomeno a loro. Non devi ringraziarli per il privilegio di offrire loro qualche cosa di buono. Mi sei mancata tutto il giorno. Guarda che esageri. buonanotte a tutti e grazie. Ti hanno dato un premio come migliore cantante. E questo mi sta anche bene. Ma non è stato istituito anche un premio per l'ultimo della classe? Quello lo merito io. E Dio sa che non l'avrei mai preso senza di voi. Comunque lo voglio. Dove cazzo sta il mio? Fatevi vedere il premio che vi volete offrire, che dovete dare al peggiore dell'anno. Ve lo siete infilato nel culo. Il premio Grammy continuerà dopo questo messaggio pubblicitario. Che diavolo è Burakovsky? Te lo dico dopo. John Norman Howard è riuscito a... Per favore, fateci passare. Non vi preoccupate. Andiamo. Largo. Tieni le luci accese. Largo. Fuori dai piedi. Fuori dai piedi. Tienilo inquadrato. Andiamo. Seguili. Accendi le luci. Oh! Prendila mentre è giù. Fermo. Cattura la... Sì, va bene. L'ex signor Jesus Christ Superstar ha appena conquistato il suo nuovo campione. Ehi, Tarzan, hai preso anche il vizio di picchiare le donne, eh? Johnny! Fermo. L'hai visto? Cosa stai facendo? Riprendilo. Sta cercando di uccidermi. Basta. Basta e spegnete quelle maledette luci. Ma non vi basta mai, bastardi. Ci volete succhiare il sangue. Time.